Sara, abbiamo ciao. Organizzato. Ciao Giorgia! Aspettate che mi metto un filtro se c'è, perché... Come stai? Bene, voi? Ma che filtro, ma che cosa te ne frega, dai, Madonna, dai! Non vedo l'ora di andare da parrucchiere, da andare dappertutto. Dai, va bene, no, amen. Allora, come stai intanto? Come va questa quarantena, ufficialmente che... Guarda, sto per impazzire. Io spero che da domani ci possa un po' uscire, perché... Beh, sei bella colorita, eh? Eh sì, si vede che di sole ne hai preso sabato questo tempo, domenica, eh? Dedicati a prendere il sole. Tempo di voce, ma che... Allora, no, posso... beata te. Aspetta un attimo che abbiamo... Ti anche i capelli? Dai. Bene, bene. Meglio così. Allora, come ti senti un po' come invitata con Macchia in Danza, visto che di solito dall'altra parte, eh? Beh, dai, cioè, sì, onestamente, cioè, dall'altra parte di solito ci sono delle grandi étoiles. Vabbè, però dai, la però, prima però, è però, però dobbiamo appunto, come spiegavo prima in diretta, che praticamente alla fine con Macchia in Danza, quando abbiamo iniziato a volerlo fare un po' di anni fa, è anche merito vostro, perché poi alla fine siete stati diciamo le radici di questo evento che poi pian piano adesso si sta ingrandendo. Ecco perché volevamo un po' parlare, così magari sì, ti fai conoscere anche un po' più dalla gente che magari viene nei nostri eventi, mm-hmm, e conosciamo un po' meglio Giorgia. È ok? Sì, sì. Vabbè, tanto per me è come essere in una videochiamata, cioè... Quello immagino, con Sara soprattutto sì. Allora, ma visto che comunque ci sono anche tante ragazze più piccoline, no? Che praticamente magari ti vedono sempre a ballare, ma non hanno mai avuto la possibilità di parlare con te. Iniziamo un po' a capire, nonostante Sara sa già tutto, però ovviamente per la gente a casa... Io ti ascolto ben volentieri. Quando hai iniziato e il tuo percorso iniziale anche con Sara? Allora... allora, con la Sara ho iniziato 7 anni, però prima mia mamma mi aveva portato qua a Codigoro a fare tipo hip hop. Cioè, non è che non mi piaceva, però tutte le volte prima, cioè, quando mi portava, piangevo. E lì una bella sberla. Però, insomma, dopo ovviamente ha capito di lasciarmi stare. Dopo mi ha portato a nuoto, anche lì una bella passione, anche lì non mi piaceva. E dopo mi ricordo ancora che ero alla COP con mia mamma e mi hanno detto che doveva venire questa nuova maestra, Codigoro. E ho detto, oh, va bene, proviamo. E niente, andiamo da lì. E da allora, da quanti anni siete a scuola? Perché... devono sapere la gente che io in realtà ormai siamo da 5 anni sposati e qualche... Però quando voi avete iniziato con Sara, io non esistevo ancora nella vostra vita, no? Perciò in certo senso quello che è successo prima che io sposassi Sara non è che sono andato a indagare più di tanto. Abbiamo più pensato al futuro che al passato. Mm-hmm. E, perciò comunque da quanti anni state... state avevo 7 anni, adesso ne ho 20, quindi 13. Wow. Sì, sì, l'ho conosciuta da piccola, sempre lo stesso carattere, di bacio. Una bella palla. Dopo, dai. Che tra l'altro tu sei una di quelle ragazze, insieme comunque a Vittoria, Bellinaso, eccetera, Lorenza, che Greta stessa, che sarà dopo, che praticamente ha fatto anche un bel po' di chilometri per venire un paio di volte a settimana. Sì, diciamo che veniamo tutti insieme, quindi vabbè, però non è un problema. Cioè, facciamo le piedi. Volevo chiederti, sì, guardi, non so perché, però, no, per me è perché ti stanno continuando a mandare tua mamma dei messaggi, che Aida sta mandando un sacco di messaggi e allora blocca tutto. L'anno scorso, 2 anni fa, no, abbiamo fatto un bel po' di stage. Qual è stato quello che ti ha un po' più colpito e quello che hai fatto più volentieri? Allora... vabbè, quello che mi è piaciuto di più, cioè, tanti me ne sono piaciuti, eh. Vabbè, quello che mi è piaciuto di più direi Pereira, perché a me piace tanto il musical. Ah, perciò quindi... Michael Pereira. Sì.
musical è quello che mi piace di più, ecco. Vabbè, poi anche Gabriele Esposito, sai che... Vabbè, lì sappiamo il motivo, però. Ma no, no, oltre a quello è molto bravo, poi comunque segue anche la moda, a me mi interessa, cioè, ci Ah, guardo ecco quella roba lì. perché Christian Bezerovic mi chiedevi anche della sua vita come moda. Sì, infatti stavo facendo una domanda, però dopo ho detto no, dai, mi risparmio. Gli volevo chiedere se tipo aveva incontrato anche delle modelle famose, ma ho detto aspetta, mi risparmio. Ma no. Gianca, dai un po' di Ah, volume. dai un po' di volume al tuo, Domanda forse, tua. perché si fa fatica a sentire. Oppure hai appoggiato il telefono da qualche parte, che magari attutisce il volume. Aspetta. Eccoci qua. Sì, perfetto. Tu mi senti meglio? Sì, un po' meglio. È un po' sempre basso, però un po' meglio sicuramente. Tu vuoi chiedere qualcosa in particolare? Oppure... Ma io so molte cose di lei, appunto, Ma perché per la gente a l'ho casa, più che conosciuto. altro. Barilla, io la chiamo Barilla, perché si chiama Giorgia Barillani, poi sì, è diventata Barilla. Dimmi. Dimmi, mi senti? Ok, Sì, sì. io ti sento molto bassa, però vabbè. Provo a parlare Niente, più alto così direi, va il tuo bene. musical preferito. Mio musical preferito? Ce ne sono? Allora, vabbè, The Greatest, vabbè, il nostro, ovvio. Poi, vabbè, mi piacciono quelli vecchi, tipo Grease, su quel... Ok, penso un po' più. Lì. Vabbè, poi anche Burlesque mi piace, mi piacciono tutti perché è troppo belle le musiche da cantare così. Vabbè, anche Romeo e Giulietta, non ce ne ho uno, impossibile. Allora io ti chiedo un'altra cosa, Varela. Raccontaci un episodio, un aneddoto, magari di un concorso, di un viaggio che abbiamo fatto, non lo so, anche a Berna quando eravamo l'anno scorso. Che magari c'è da ridere o piuttosto che una cosa un po' più particolare. Dai, tanto te, lei è un po' la social della scuola, no? Tu ogni cosa che fai, vedi lei col telefono dietro ovunque andiamo, che fa le foto, ecco, si mettono tutti a ridere, già rido, di segreta. Perciò dai, raccontaci qualcosa, qualche aneddoto dietro le quinte di... Ma no, allora mi è venuto in mente un... cioè, allora ne ho tanti perché cioè, è inevitabile non averne tanti. Cioè, dietro le quinte non mi viene in mente niente perché cioè, prima di un concorso cioè, sembro tanto, ma in realtà cioè, ho sempre un'ansia incredibile. Però delle gaffe che abbiamo fatto, non ai concorsi, ce ne sono tante. Allora, Bene. allora mi viene in mente quando sono caduta sul palco, quando facevamo Jesus Christ Superstar. Sì, quello era uno spettacolo, sì, Madonna. caduta. Lì sono caduta su, non so se c'è di terma, No, alcuni non si possono no, no, dimenticare, tipo sai che io soprattutto un po' di anni fa avevo altri. la Greta ha scritto, alcuni non si possono dire in pubblico, concordo, perché... E vabbè, lì c'era una cassa in terra e io non l'avevo vista e sono andata indietro, sono caduta, proprio anche urlato, lì l'Elisa mi ha visto tutta in pieno, infatti abbiamo fatto tutto il balletto sbudellandoci, vedi infatti se la ricorda. Memorabile quella caduta. Ah, sì, sì, dietro le quinte cantiamo di solito i musical che ci sono prima di un concorso. Poi aspetta, vabbè, quando abbiamo... No, meglio non dirle, cioè, certe cose veramente ci rovinano la reputazione se le diciamo. Ok, allora facciamo un'altra domanda, dai. Cosa stai studiando in questo momento? Andiamo un po' su cose magari meno Scusa, secret. interrompo. Simone dice, quando ballavo il flamenco sotto al palco... Ti Guarda, gli ho ricordi? capitato l'altro giorno il video, l'ho trovato nelle storie su Instagram, ho detto No, Dio mio. veramente, è stata una cosa. E in questi giorni, guardate, il mio bagno, prima che faccio la doccia, oppure la mia palestrina quassù, ne sta vedendo, poverino, tutti i colori di queste cose. Vale. Comunque tu adesso cosa stai finendo di studiare, Giorgia? Che così magari chi non lo sa ancora ti conosce. Ma in che senso? Di A danza? scuola, Cosa negli studio studi, cosa all'università? stai facendo in università in questo momento? Ah, economia, no, ho iniziato quest'anno.
Sì, io lo so, diciamo, per la gente magari, per chi... La mia, ho iniziato quest'anno, è dura adesso perché la voglia, insomma, c'è voglia di fare niente, però... E come è cambiato questo momento per te, magari, da dove ti trovavi con le amiche o piuttosto che con tutta la gente in palestra, allenarti, divertendosi, no? Perché comunque è anche un gruppo abbastanza affiatato da tanti anni. Al fatto che magari stando a casa adesso solo con le videochiamate, soprattutto una come te che ti è sempre piaciuto, tra parentesi, essere attiva, essere super energica. È dura perché comunque c'è, cioè, io sono una che va sempre fuori, anche cioè, un sabato sera in casa è come dire eresia, cioè impossibile. E adesso è dura, cioè mi piace comunque andare a ballare così e anche non vedere i miei amici. Cioè, ok, c'è le videochiamate, ma non è che cosa fai? Niente, mi sono provata a costruire una routine durante il giorno, faccio sempre quella e passa, però... Okay. E ti stai allenando un po' oppure in questo momento te la sei proprio presa per rilassarti e No, dedicarti ad altro? Allora, vabbè, dalla mattina fino al pomeriggio, fino alle 6, devo studiare perché sennò ce la faccio. Dopo le 6 faccio ginnastica, cioè tipo i miei workout, e dopo faccio un po' stretching, così. Vorrei fare le pirouette, ma mi uccido tutte le volte che ci provo, quindi salto, faccio un po' di tutto. Al sabato seguo la Zoe, che c'è, perché negli altri giorni non riesco, a meno che non sia tipo dalle 6 e basta. Vabbè, è importante comunque che ti tieni attiva, che è la cosa più... Il martedì ci vediamo, no? Sì, ci vediamo il martedì. Online? Infatti non faccio i miei workout al martedì. Martedì no. Il martedì no. Cosa è cambiato per te a Comacchio in Danza, visto che appunto l'hai visto da quando è nato, tra parentesi, questa nuova forma in questi ultimi anni, fino all'attuale, no? Cosa ti sei resa conto in questo percorso praticamente di 2 anni, 2 anni e mezzo, dove si lavora in maniera molto più intensiva anche a livello di stage, prima ovviamente che chiudessimo, cos'è la cosa che, perché magari a volte si dà per scontato, no? Quando ci si abitua ad avere tutti i personaggi, tanto arrivano il prossimo, il mese prossimo, non è un problema, però in realtà adesso da mente fredda da fuori, questo percorso è... Sì, allora, sicuramente la gente che non c'è, alla fine noi ci siamo in mezzo, quindi sappiamo. La gente da fuori sicuramente non se ne rende conto, però cioè, si è partiti da niente, diciamo, e avete costruito voi il tutto. E quello che posso dire che è cambiato, ovviamente secondo me adesso è più professionale, ovviamente cioè, si è fatto col tempo. E poi cioè, abbiamo dei nomi che insomma sempre meglio come Gabriele Esposito. No, vabbè, sono contento, più che altro che ti ripeto è stata una cosa fatta un po' per voi, che così magari avevate un po' di esperienza anche diverse rispetto alle solite, no? Perché poi alla fine non siamo una grande città, perciò le possibilità non è che sono infinite qui da noi. Invece crearle vuol dire già tanto. E tu, oltre la danza, quali sono le tue passioni, i tuoi hobby, il tuo passatempo libero quando non sei ovviamente in sala, quando non sei nel nostro gruppo a ballare? Netflix? Netflix, ti stai sparando anche tu? guarda, in questi giorni ormai non so più cosa guardare. No, dai, allora, ma ascolto tanta musica. Vado a correre, se adesso riprenderò, faccio ginnastica, mi muovo, vado fuori. Perciò però un hobby particolare non hai magari nel tempo libero? La corsa. Hai la corsa, ti piace correre? Fin da ragazzina. Da piccola facevo anche le gare, cioè correvo proprio, mi allenava mio papà. Ah, abbiamo una maratonetta qua, non lo sapevamo. Sì, facevo anche le gare, ne ho vinte anche. Dopo, insomma, mi sono un po' stufata. Sì, facevo anche karate, sai? Ah. E dopo mi sono un po' stufata, dopo basta, dopo ho fatto solo danza.
adesso boh, ogni tanto ci vado a correre, vorrei diventare com'ero, ma dura. Ah, guarda, dicono che a livello anche mentale ce ne vuole per andare a correre, perché è anche una questione di esercizio mentale. Io correvo da piccolo, per quello che ti dicevo. Sai, è tosta perché comunque, sì, magari mentre corri uno non ci pensa neanche perché è lì che va, vai e basta. Però ci vuole veramente una tenacia per mantenere, tra parentesi, alcuni equilibri Sì, che no, non è è vero. facile. Infatti, tipo, mio papà mi diceva, no, anche se sei stanca non ti fermare mai, non fermarti mai. Io non mi fermo mai, anche adesso se vado non mi fermo, piuttosto rallento, ma non mi fermo. Dai. Comunque, alle nostre ragazze un po' più piccole, perché ho visto tante che ci sono, se qualcuno vuole fare da qualche domanda, la Esatto, potete fare anche le scrivere. domande alla barilla. Dopo chiedete, ma chissà cosa farà, cioè, fate le domande a noi e Io so che poi lei ha un'altra passione, che è la tecno. Proprio. Certo. E vabbè, quella lì non l'ho detta perché cioè, non è che lo faccio tutti i giorni, a sabato sera sicuro, se c'è l'evento. Però questa cosa qua, Dai. sì, tecno, Dai. tecno. Tecno. È perché non fai la DJ allora? No, guarda, anche quella, poi cosa devo fare? Lasciamolo stare a fare, ecco. Barilla, come ti vedi fra 10 anni? Dai, facciamoci un po' di domande serie, filosofiche, come piacciono a te. Intanto spero laureata. E poi, boh, fuori di casa spero che così basta. E Non lo basta? so, cioè, vivo giorno per giorno, quello che accade, accade. Ok, sei un po' più easy in questo senso qua. Spero di essere messa bene comunque, insomma. Importante, importante è quello, importante è Una quello. domandona, mega domandona, come di quella. Che cos'è Barilla per te la danza? Le domande che mi piacciono a me queste. Ma una parola. Allora, libertà c'è. Perché cioè, sembra che sia sempre quella la frase che dicono tutti, però quando ballo, cioè, non penso al resto, ecco. Non ci penso Okay. proprio. Ah, perciò. Vale. E hai uno stile in particolare, ovviamente anche all'interno dello stile stesso, o comunque un modo di coreografie che ti piacciono, tipo quelle un po' più frizzanti, quelle un po' più drammatiche, se magari il musical piuttosto che una cosa molto più commerciale, l'hip hop no, ormai non lo fai, però intendevo proprio in generale, se c'è una cosa in particolare che proprio ti cattura ancora di più l'attenzione, che ti fa sentire ancora meglio quando ci sei dentro. Vabbè, il musical proprio, cioè mi Il diverto musica. proprio quando lo faccio, cioè è inutile, è una roba, mi diverto proprio, cioè sono belli anche i ruoli quelli drammatici e tutto, però il musical, inutile, musical. E per adesso, diciamo, la tua soddisfazione più grande nella danza che hai mai avuto, secondo te il momento dove tu ci pensi, andando all'indietro, dici, cavolo, quanto ero felice in quel momento, quanto soddisfazione ho avuto in quel momento? Eh beh, allora ce ne sono stati tanti, eh. Però, vabbè, quello più recente che ci penso a volte è quello quando abbiamo vinto con The Greatest, vabbè, lì, incredibile, che eravamo a Milano lì. Vabbè, poi più vado avanti con gli anni, più cioè non ero mica così, e più piango, cioè non ero mica così. Quando. Dai, ti stai ammorbidendo, Barilla? Sì, non va bene. Vabbè. Eh? E poi anche quando siamo andati in Svizzera, quando ci hanno applaudito alla fine, che c'è anche il video lì, insomma, me lo ricordo. È stato bello Ma lì. in quel momento, quando eri sul palco in Svizzera, a Berna, praticamente, al Congress House di Biel, praticamente, di preciso, nell'applauso ti sei resa conto? Perché voi eravate ovviamente sul palcoscenico, no? Il video l'ho fatto io che ero praticamente dove c'era la regia in alto un po'. Hai preso molto. Però da fuori ovviamente c'era un tripudio di applausi. Da dentro l'avete percepito oppure semplicemente in quel momento non capivi più niente intorno? Ma Perché allora, io io ti sempre, a dico. un certo punto, mentre vi stavano ancora applaudendo,
cioè dopo un minuto di standing ovation siete quasi andati mentre gli altri applaudivano, cioè ho detto ma scusa potevate stare ancora un po' a godervi la dopo un po' ciao arrivederci andiamo che non siamo abituati a una roba del genere, però cioè, allora io me lo ricordo perché ho impresso il video, onestamente ho impresso il video, che è una roba che me lo ricordo dal palco. No, cioè mi ricordo sì che hanno applaudito, però così tanto non me lo ricordo, perché vabbè, avevi appena finito, figurati. Ok, no, infatti immaginavo, anche perché in realtà era un pubblico, diciamo, senza molte luci sopra, perché erano tutte focalizzate da voi. Perciò magari vedevate una cosa nera davanti più che la gente in sé. Però anche secondo me è stato uno dei momenti, se fosse, con più soddisfazione, proprio, soprattutto perché era un pubblico che non era il nostro, era un pubblico totalmente estraneo. Così, fatte, ok? Sì, è stato bello. Sì. Una tua frase preferita, Barilla? È il tuo mood della vita? Ne ho due. Allora, vabbè, no pain, no gain, quella lì me la ripeto spesso anche per motivarmi quando tipo sono un po' giù. Vabbè, ovviamente sempre scherzoso, perché io non è che sono mai... Però tipo mi dico dai, no pain, no gain, ce la farai. E poi tipo quando sono indecisa su una cosa, quindi spesso, sempre, mi dico sempre meglio rischiare. Quindi me la rischio, poi molto spesso va male, però vabbè, dai. Meglio rischiare e non avere rimorso. Ah, assolutamente, assolutamente. Facciamoti qualche domanda di quelle nostre, ok? Ma molto semplice, molto più easy. Allora, sei una dormigliona o che si sveglia presto? Se non mi sveglio, io dormo fino a 2 giorni, però mi sveglio sempre, punto alla sveglia, perché sennò... Ah, ok. Estate o inverno? Estate. Estate, vero? Perciò il mare sicuramente che ti vediamo più. Sì. Sei una pizza o da pasta? Pizza, a me la pasta non mi piace tanto. Ah, proprio dolce o salato? Salato? Sì. Ah, sì, no, proprio da allora, gelato o torta? Ah, gelato, sono una droga per me, gelato è una droga. Ah. Buono. Perfetto, ci sta. Eh? Un aperitivo al mare congelato. Insomma, devo stare attenta perché già di stomaco non sono molto, molto forte. Lo sappiamo un po' tutto. Dai. Hai mai avuto un ballerino dove praticamente ti è sempre piaciuto vederlo ballare, piuttosto che dici wow, ogni volta che non vedi l'ora di rivederlo ballare? La risposta la sai. È sempre la panchetta, no, cioè, no. Facciamo il fatto tra poco. Guarda, dopo chiamo Gabri e dico: guarda, ho fatto un'intervista, abbiamo parlato più di te che della ragazza. Così magari. Metti una ballerina, Giorgia. Ballerina? Che ti piace? Vabbè, Otto Miller, brava. Poi. Che tanti non lo sanno, Barilla, non lo sanno, ma lo sai che Auto Milner rappresenta Comacchio in danza in America? Cioè, non sapevo qualcosa. Allora, lei quando ha fatto gli ultimi convention negli Stati Uniti, lei praticamente era il nostro ambassador, tra parentesi, e dava le borse di studio di Comacchio in danza a Cancun, piuttosto che negli Stati Uniti a Dallas. Non lo sapeva nessuno. No, infatti a settembre probabilmente avremo qualche, se si farà, avremo qualche studente dagli Stati Uniti che ha preso proprio la borsa di studio da Auto Min per Comacchio in danza. Sì, sì, anche sua mamma, la Krista, stavo dicendo Kirsten della Roya, Krista, che praticamente è sua mamma, mm-hmm. Anche la sua insegnante. Sì, infatti, però in alcune convention molto importanti statunitensi praticamente danno per noi le borse di studio per Comacchio in danza. Bello. Sei rimasto. Non lo sapevo. Tanti video. Comunque, oltre lei, qualche italiana? Ma di femmina? Forse Elena o non sì. È? Sì. Vabbè, la Zoe. Sì, vabbè, Donna da Mario anche. Tutte sono brave, quella lì, cioè, sono tutte brave.
Ok, dai, per concludere, fatti una domanda e dati una risposta alla Marzullo. Dai, facciamo il domandone. Saluti dalla Grecia, ci stanno Saluto mandando. la Grecia. Terzo posto. Dai. Mykonos, Comunque sto arrivando. sì, io sono molto international, soprattutto a parlare. Domanda, risposta, boh. Sei deficiente, sì. Non lo so, boh. Non lo so. Va bene, Vabbè, dai, così è dai, troppo, è è burlone. una burlona. È burlone, è il giullare della nostra Guarda, io ci del tenevo molto gruppo. che magari appunto i ragazzi ti conoscessero un po' anche in un momento un po' più easy, un po' più. Perché ti ripeto, noi ti conosciamo, sappiamo che sei un po' l'anima del gruppo, però ovviamente i piccolini sì, nelle cene ti vedono a volte, però è diverso Vabbè, quando ma hanno la possibilità sono amiche anche con di poter continuare a parlare direttamente. le bambine tipo età intermedia, siamo amiche. Sì, però intendo magari anche chi viene a Comacchio in Danza che ti avrà visto qualche volta e magari non, quando Sì. torni ad Ibiza chiede Simona Ah, esatto. Decare. Finita la quarantena sicuro, prossimo anno. È la prima cosa che fai? No, prima cosa che faccio vado a ballare. Ah, tecno, la Guarda. prima cosa, okay, abbiamo già capito, ragazzi. Sì. Va bene, Giorgia, io volevo appunto ringraziarti della tua disponibilità. Noi oggi abbiamo fatto una cosa un po' più in famiglia, tra parentesi, in questa maniera le ragazze hanno avuto un po' la possibilità di farci anche due chiacchiere. Poi anch'io non sapevo certe cose, che magari Sara non mi aveva ancora detto, e così la prossima volta la prima cosa che faccio è un bel CD di techno, un USB con un gelato. Con un gelato in mano e ti dico, guarda, facciamo amicizia. Ok? Grazie Giorgia, grazie per la tua ancora disponibilità. Noi ci vediamo fra 5 minuti con Greta Sì, con la Scalato. Greta, passo la parola alla Okay? Greta. Ciao Giorgia, fatti delle risate dopo, mandaci delle, anche tu delle domande provocanti per le Va bene, certo, altre. quello che vuoi. Ok? Ok. Allora ci vediamo alle 4:30. 4 Ciao ciao, fra minuti. 2 minuti. Ciao.